Sono le 10:42 minuti e 13 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. Come anticipato nel nostro sommario questa mattina, in questa seconda parte oggi dedichiamo spazio ad una delle nostre interviste all'interno di almeno due pagine al giorno per parlare di un'iniziativa molto molto interessante che riguarda una realtà che seguiamo da tantissimo tempo e siamo sempre molto molto contenti di ehm, ehm, raccontare la loro attività fondamentale anche che riguarda anche un po', insomma, gli interessi um, della nostra, del nostro racconto quotidiano. Per cui sono molto contento di dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Valentina Brinis. Ciao Valentina, buongiorno. Ciao, buongiorno. Intanto Valentina, grazie per aver accettato il nostro invito per um, aiutarci anche a comprendere uh, alcune insomma questioni legate uh, al, um, diciamo, all'ultima fase, se vogliamo no? degli, degli spostamenti, insomma, delle, delle migrazioni rispetto anche al vostro lavoro, ma anche perché vogliamo raccontare stamattina un'iniziativa, una festa, anche insomma, e questo ci fa anche molto piacere. Che si terrà domenica a Roma. Intanto, um, uh, Valentina, insomma, si legge anche dai Materiali che ci avete condiviso rispetto alla, al vostro lavoro di, di Open Arms, insomma, che dall'inizio del 2023, secondo i dati del ministro degli interni, sono più di 150.000 le persone sbarcate sulle coste italiane e Open Arms, che lavora ed è attiva dal 2015, ha salvato la vita a oltre 80.000 persone, tanto per, come dire, sgombrare il campo da ogni, diciamo, elucubrazione. Insomma, ci racconti in realtà, in questo momento, in questa fase, diciamo, come stanno le cose, come, come va insomma, la, la questione migratoria in Italia rispetto anche al nostro approccio e rispetto al vostro lavoro. Valentina. E sicuramente i dati che hai appena citato sono corretti, appunto la fonte è quella del Ministero dell'Interno e sono dati che abbiamo anche sentito. Uh, ripetere più volte nel corso dell'anno perché il 2023 è stato uh, sicuramente un anno in cui c'è stato un significativo aumento delle, degli arrivi perlomeno quelli via mare sulle coste italiane e questo è dovuto a una serie di fattori geopolitici su cui poi è intervenuta anche la stessa eh, Commissione europea cercando di eh, riproporre un modello su cui noi abbiamo delle perplessità che è quello dell'esternalizzazione delle frontiere cioè ovvero finanziare dei paesi che sono dall'altra parte del mediterraneo affinché collaborino per, per, per bloccare eh, le partenze rispetto al nostro lavoro noi quest'anno abbiamo condotto diverse missioni con le due imbarcazioni che abbiamo cioè una si chiama open arms come la nostra organizzazione l'altra si chiama astral e diciamo quello con cui ci siamo uh, più interfacciati è sicuramente un cambio di uh, normative perché già dall'inizio dell'anno abbiamo visto che le normative sono nettamente cambiate rispetto a quello che sono le dinamiche del soccorso in mare ovvero adesso nel momento in cui si fa una operazione di soccorso eh, viene immediatamente assegnato un luogo di sbarco e questa è una grande differenza anche rispetto certo. al passato e potrebbe anche essere definita una differenza positiva e il problema è che a fronte appunto di, di, di arrivi molto massicci significa che in mare, che quel tratto di mare quindi l'area del Mediterraneo centrale è molto molto uh, battuta come rotta e questo significa che noi tante volte ci siamo trovati nella situazione di avere più imbarcazioni in difficoltà nei nostri, nelle nostre vicinanze. Purtroppo dopo una prima operazione di soccorso, eh, in, un, due, in due occasioni non essendo state autorizzate a effettuare altri soccorsi, eh, noi comunque l'abbiamo fatto e nel momento in cui siamo arrivati al porto assegnato, che era il porto di Carrara, siamo stati fermi poi per 20 giorni e multati. Questo è quanto prevede la nuova, la nuova normativa nuova normativa che eh, è stata integrata anche con eh, delle misure legate appunto a, alla cosiddetta emergenza sbarchi per cui i luoghi di sbarco assegnati in particolare alle imbarcazioni umanitarie sono stati sempre molto molto distanti anche diversi giorni di navigazione rispetto ai luoghi in cui il soccorso veniva eh, svolto e quindi diciamo anche questo sicuramente è uno degli aspetti con cui ci siamo dovuti più confrontare, maggiormente confrontare nel corso del 2023. E purtroppo, oltre ai numeri che abbiamo appena sentito, ce n'è un altro che viene registrato ogni anno e anche quest'anno vale la pena ricordarlo, che a fronte di 150.000 persone che sono riuscite ad arrivare sulle nostre coste, purtroppo ce ne sono 2.600, quello che sappiamo fino adesso. Certo che invece non, uh, non ce l'hanno fatta, non ce l'hanno fatta perché in questa stessa rotta, uh, che si dimostra essere sempre mortale o comunque sempre molto difficile da compiere nella sua interezza, e significa che appunto hanno perso, hanno perso la vita e si tratta di certo. donne di uomini ma anche di, di molti bambini. Ecco Valentina tu hai parlato poco fa di emergenza insomma che non è tale perché insomma ogni volta siamo a ragionare intorno a questo, eh, a questo tema insomma si vuole continuare insomma, ad agitare come dire, lo spauracchio dell'emergenza quando in realtà eh, probabilmente non è così insomma che cosa ci dice a proposito di questo anche diciamo, a beneficio di chi ci ascolta che molto spesso è anche sovrastato, diciamo, da una eh, iperinformazione se vogliamo distorta. No, su questo anche su questo tema, valentino l'aspetto su cui bisogna ragionare di più quando si parla di immigrazione è come eh, tutti i governi, non solo questo, e eh, sin dalla, dagli sbarchi, diciamo, delle persone di nazionalità albanese, ovvero nei primi anni 90. Certo. E, dicevo, tutti i governi hanno sempre cercato di eh, raccontare e, e, e di conseguenza anche affrontare la, il tema stesso dell'immigrazione cioè dagli anni 90 ad oggi eh, le parole chiave che, eh, con cui appunto si affronta questo argomento sono sempre le stesse e quindi sono parole che cercano di descrivere eh, le persone in arrivo come degli invasori, eh, come pericolose. E, e quindi diciamo è un'emergenza che si crea costantemente dagli anni 90 nonostante poi eh, in, negli ultimi 30 anni ci siano stati ovviamente si sia cambiata sicuramente la composizione dei flussi eh, mh, sono arrivate persone praticamente da tutto il mondo eh, mh, e anche mh, sono cambiati anche i numeri perché quest'anno abbiamo visto questo numero ma non lo so negli anni passati ne abbiamo visti altri certo. quindi a, nonostante diciamo cambi i termini e cambiano cambia la configurazione di questi flussi però non cambiano le parole con cui gli stessi flussi vengono descritti quindi probabilmente mh, prima ancora che raccontare i dati prima ancora che raccontare questo bisognerebbe farsi delle domande sul perché eh, questo fenomeno che è così mutevole e che porta a un mutamento stesso all'interno della nostra società poi viene narrato sempre nella stessa maniera. E quindi, diciamo, eh, la, la risposta più, più semplice che mi viene da dare è sicuramente quella che nel momento in cui si ragiona, considerando questa una costante emergenza, l'emergenza può essere affrontata con dei provvedimenti ad hoc presi, con delle misure prese molto velocemente. E, e, che, e questo, diciamo, fa molta presa anche su, sugli elettori. Ma questo, ripeto, certo. è una, uno strumento. Uh, questo stesso strumento è stato adottato praticamente da tutti i governi che si sono succeduti in questi 30 anni non solo quest'ultimo ma certo, tra poco arriviamo al racconto di Open Arms Night, ma intanto voglio ricordare anche che Valentina Brinis che è Advocacy Officer e Project Manager per Open Arms, ha scritto anche un libro eh, che insomma da queste parti insomma, ha grande spazio perché è uno spazio anche di racconto diciamo dei libri ehm, quotidianamente, come onde del mare diario di bordo, un'esperienza umanitaria pubblicato l'anno scorso ad aprile se non sbaglio per Castelvecchi editori in una delle interviste che sono andato a recuperare tu dicevi che in realtà raccontare ehm, il lavoro di chi salva vita in mare è un'esperienza che porta a incontrare l'altro ma è anche e soprattutto fare i conti con se stessi l'incontro e fare i conti con se stessi diciamo sono temi e argomenti che tendenzialmente insomma noi rimuoviamo se vogliamo però immagino che il lavoro quotidiano di questo tipo che tu racconti nel tuo libro eh, ti faccia realmente guardare in faccia come dire la complessità e anche molto spesso la drammaticità delle vite di chi vi viene incontro e di chi ci viene incontro che molto spesso insomma vogliamo mettere da parte spero di non essermi insomma arrampicato troppo nella fuffa se vogliamo Valentina beh sicuramente chi lavora in ambito umanitario eh, si confronta costantemente appunto con la vita degli altri certo. E nel caso specifico di chi si occupa di soccorso in mare, quindi penso anche alle mie colleghe, ai miei colleghi eh, che fanno proprio i soccorritori, che sono direttamente insomma, su queste imbarcazioni, eh, si confrontano direttamente con quello che eh, le persone di cui sono portatrici le persone in quell'esatto istante. Quindi troppo spesso, diciamo, nella narrazione mainstream si sente parlare di disperazione, di, di sofferenza, di moltissima fragilità. Un tratto che però, secondo me, viene troppo poco raccontato rispetto al um, confronto con l'altro e quello che l'altro trasmette in quel momento è eh, l'aspetto della forza, cioè sure. queste vite, e sono vite sopravvissute, sono vite che in qualche modo ce la stanno facendo, anche contro moltissime, hanno superato moltissime avversità e in quel momento, nel momento in cui salgono a bordo delle nostre imbarcazioni, quello che emerge è sicuramente eh, la, la forza della vita stessa, cioè il fatto di avercela fatta, di aver superato queste situazioni complesse. E, e di provare anche un, diciamo, un sospiro di sollievo, probabilmente anche preparandosi a quelle che saranno le nuove eh, difficoltà, le nuove avversità eh, che dovranno, con cui si dovranno interfacciare nel momento in cui poi scendono dall'imbarcazione e si, mh, vengono inserite, insomma, ognuno poi ha il proprio percorso, cioè. ecco, e, quindi quelle saranno nuove nuove sfide, però diciamo la, il punto in comune è che poi la vita di ognuno di noi è fatta di mm, piccoli grandi piccole grandi sfide che quotidianamente ci troviamo ad affrontare. Allora, Valentina, si diceva poco fa: insomma, domenica, però, domenica 17 dicembre, è tempo di festa, diciamo, no? perché eh, a Roma, a l'Argovenio, insomma, si, eh, mh, ci sarà questo appuntamento, eh, Open Arms Night, al quale hanno in realtà aderito tantissimi artisti, attori, insomma, musicisti. Eh, insomma, sarà un momento di festa per eh, tornare ulteriormente a raccontare, a sensibilizzare sui temi e sul vostro. Lavoro quotidiano per chi abita a Roma, ma per chi abita anche lontano, insomma, che cosa c'è da aspettarsi da questa Open Arms Night? Valentina è una serata, questo è, è il secondo anno certo. che noi la, la proponiamo, e sempre nello spazio di Largo Venue, che ovviamente ringraziamo per il supporto che ci dà e per la vicinanza. È un momento per noi sicuramente per uh, raccontare anche quello che è stato il 2023, raccontarlo dal punto di vista di Open Arms, ma in generale, Open Arms come rappresentante di moltissime altre organizzazioni del soccorso in mare. Quindi verrà fatto un po' al punto e lo faremo però con moltissime amiche e amici della, dello spettacolo, che sono dei volti molto noti, però l'intento è anche quello di rafforzare in un certo senso una comunità. Per cui il fatto di ehm, ci aspettiamo moltissime persone moltissime persone che saranno con noi e sarà un momento proprio di stringerci per uh, continuare anche appunto ad andare avanti nel 2024. Purtroppo quest'anno uh, è stato un anno molto... Molto complesso dal punto di vista umanitario perché abbiamo visto basti solo pensare al recente eh, scoppio del conflitto israelo-palestinese certo. di quante vittime sta provocando di, e, e, e quanto sia difficile non solo raccontarlo ma anche intervenire no e questo ovviamente eh, anche mediaticamente poi lo scoppio di nuovi conflitti magari ce ne fa dimenticare altri o c'è o ci fa pensare che magari altri eh, siano risolti. Invece, per quanto riguarda il Mediterraneo centrale, la situazione è quella che abbiamo visto, cioè la gente, le persone continuano a partire, le persone continuano ad arrivare, le persone però continuano anche a morire, continuano anche a non farcela. E, e quindi diciamo, quello che eh, a Largo Venium con i nostri ospiti faremo è proprio parlare di questo. Vi accenno. E solo alcune, alcune presenze certo. eh, che sono per noi diciamo molto, molto importanti. E ci saranno Valerio Prea, Luigi Lo Margherita Vicario, Alessandro Tiberi, Pietro Sermonti, eh, Sabina Guzzanti, Angelica Leo, eh, Cristina Pellegrino, e poi sarà con noi anche la Cliudì, l'arte la fresco con cui concluderemo la serata. E il tutto appoggiato anche dall'Osteria eh, Gram, che è un'osteria un romana. che... E da sempre è con Open Arms e alcune dei loro cuochi si sono anche imbarcati. Questo per dire che sarà anche un modo per raccontare la nostra, la nostra comunità. E ovviamente saremo presenti tutti noi di Open Arms. E, e, noi, continu e noi continueremo. Ci perché sarà quindi a largo venue. Uh, domenica 17 dicembre dalle sette e mezza noi continueremo a seguirvi Valentina intanto allora grazie per um, la tua disponibilità grazie per il tuo lavoro e grazie per averci raccontato sia insomma averci fatto un quadro sul presente ma anche averci raccontato questo appuntamento di domenica intanto ancora buon lavoro a te al allo staff di Open Arms e insomma a presto spero a presto intanto grazie ancora per essere stato qui con noi ad almeno due pagine al giorno buona Buongiornata Valentina.